Veramente è molto particolare, perché aveva combattuto, era stato insignito del titolo di marchese, del Teson d'Oro, quindi veramente un grande personaggio, che sposa una nobildonna, una delle più appartenente ad una delle famiglie più antiche di nobiltà, che è la contessa di Hoorn, una casata delle Fiandre. E si ritirano proprio qui nel palazzo di Solopaca, dove le cronache dicono che vissero in dignitosa povertà, probabilmente per l'esborso notevole. 40.500 ducati a quell'epoca. E questa è una corte diciamo particolare, soprattutto nella rappresentazione, perché qua il personaggio è tutt'uno con la persona, o meglio il figurante è tutt'uno col personaggio, è il nostro famoso Roberto Mera, accompagnato da Assunta, che è da sempre, diciamo, il Duca Marcello per eccellenza, è vero, no? Ecco. Di questo Duca vi devo dire che quando facevamo la prima ricerca non sapevamo la data di morte di questo Duca, l'avevamo desunta da due lettere, dal testamento della duchessa e da una lettera della medesima. Invece il nostro ricercatore Antonio, che ha trovato di tutto di più, poi anche Cosimo Formichella aveva pubblicato un articolo di recente su questa, ha trovato proprio l'atto di morte del Duca, che risale il 22 ottobre 1725, e sappiamo che è stato sepolto anche lui nella chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, quindi le sue ossa sono ancora tra di noi, possiamo dire. Che altro dire di questo personaggio, di questa coppia che è fantastica? Quindi dal 1002 anni abitarono in questo palazzo, però sì, purtroppo essere solo pachese. Però ecco, sì, è veramente una coppia che amiamo molto nell'attenzione. Grazie. E la signora non l'abbiamo nominata, sì, la dobbiamo Assunta Lama. L'hai detto, Assunta Lama. Grazie, siete la coppia storica di questo corteo storico. Sono accompagnati